Ciao a tutti ragazzi, sono Skintington Farrington e finalmente siamo arrivati a mercoledì dove ci dovevano essere delle notifiche favolose, fantastiche, amazing, what the fuck su GOI e invece mi trovo davanti a qualcosa che pensavo che non sarebbe successo, non ora almeno. Mi trovo davanti a un banner gacha che per l'amor di Dio da una parte è finalmente, dall'altra parte è what the fuck. Anche se questo significa che quindi Next Dream, che per me dovevano uscire venerdì, usciranno probabilmente mercoledì 24. Ora voi direte: Fabio, ma stai chiudendo il video velocemente? Stai facendo tutto veloce? Sì, non mi piace allungare il brodo per 15 minuti. Diamo le informazioni semplici e veloci e salutiamoci in maniera easy. Allora, partiamo da tre cose importanti. Tutti i giorni siamo in live, tutti i dannatissimi giorni siamo in live su Twitch. C'è un gruppo Telegram dove potete confrontarvi con persone brave, medie, cattive, brutte. Alcuni puzzano, alcuni odorano, ma comunque potete confrontarvi con una bella community in un canale pulito, una chat pulita e quindi un gruppo attualmente interessato al gioco, non un gruppo in cui si spamma solo questo è buono, questo è buono, questo è buono, questo è buono. Tralasciando e tornando all'aggiornamento, non so perché questo mazzo mi dà molto le vibes di ora ti tiro addosso. Non chiedetemi il perché, la ragione del perché mi dà questa vibes, ma mi dà le vibes di ora ti tiro addosso. Ora ti tiro addosso non è per forza una cosa brutta, anche perché ogni anno e mezzo ciclicamente esce un mazzo che tira dalla distanza. L'anno e mezzo è passato, quindi da qua ci sta un altro ragionamento ancora più logico, se non illogico, il fatto che magari potrebbe servire il tiro del Next Dream e quindi nel Next Dream attuale, ci troviamo pure con i mesi, potrebbe uscire Matsu Next Dream a pagamento o anche nel banner, ma comunque in linea generale. Una maniera di far spendere soldi potrebbe essere mettere un mazzo gacha per la celebrazione, che quelli là per la celebrazione sono sempre abbastanza fortini, per la celebrazione che tira da lontano, ma ha bisogno del tiro del Next Dream. Quindi, Wopapash e Pepe, nuova maniera di fare soldi, perché no? Perché sì. Non è male come idea, secondo me potrebbe essere utilizzata. Poi, boh, chapeau, vedremo che succede. Igawa, ah, che poi tralasciando questo mazzo avrà un nuovo 1-2 che sti gran cazzi, chi lo sa, se è a singolo con qualcuno, penso a singolo, penso a singolo. Arriva Igawa con un nuovo blocco, quindi con una nuova tecnica speciale di blocco di cui non me ne frega niente perché non l'ho mai giocato in vita mia e me lo giocherò. E arriva un nuovo Urabe con un artwork finalmente decente per una volta tanto nella sua vita. Che quando perde un contrasto viene potenziato, quindi una specie di potenziamento al posto di quando vinci un matchup ti potenzi, quando perdi un matchup ti potenzi. Insomma, il banner non è che faccia proprio urlare a oh mio Dio, quando arriva venerdì, però non è male. L'unica cosa forse un po' troppe copparelle ultimamente in giro. E quindi speriamo che questo mese basta così. Non lo so, ragazzi. Allora, sembra che il gioco sia vuoto, ma in realtà da fare c'è tanto. Cioè, almeno io che faccio tanto PvP, mi trovo che ogni giorno quelle cose da fare mi trovo già con troppe cose. Quindi, per fortuna stavolta la coppa è saltata. Però cioè, sicuramente settimana prossima in una maniera o nell'altra arriverà una coppa che finirà il giorno del DF, sicuro come la morte, come sempre, come teoria cantante. Sicuramente arriverà una coppa che durerà da venerdì 26 fino all'1. Vabbè, insomma, comunque sicuramente arriverà un'altra coppa e sto mese di coppe per me già ne abbiamo fatte troppe. Però idea mia personale, siete liberi di darmi addosso, potete dire quello che volete. Ok, tralasciandovi sulle novità su cui ne parleremo domani, ho fondato un club, club incentrato maggiormente sul PvP, club molto carino secondo me, appena partito a 3 giorni di vita. Logicamente ci sono ancora dei. Oddio, sono sceso a 57. Mamma mia, oggi quanto stanno giocando. Ci sono ancora delle leve da reclutare. Cioè, non ci sono ancora molti spazi. Antonio mi ha superato. Fuck my ass. Diciamo che è un club che sta iniziando a prendere il volo. Che sta iniziando a prendere il volo. Quindi, piano piano, per ora siamo in 6.
16. Vabbè, qualcuno non ha giocato online, quindi non è nel calcolo, visto che molti me lo state chiedendo, ma mi scoccia inviare screen singolo a uno a uno. Quindi sì, per ora siamo 16, altri 4 dovrebbero entrare tra oggi e domani, siamo una ventina, 20, 22. Mancano gli ultimi 7-8 posti da fillare. Non mi interessa della tipologia di account, se è una balena o se è uno squalo o se è un free to play, l'importante è che c'è sale in zucca. Quindi sto reclutando con calma e sto reclutando con dei criteri, quindi con calma e con dei criteri. Il club c'ha 3 giorni e mezzo di vita, quindi già abbiamo fatto troppo per 3 mezzi giorni di vita. Livello 12, quindi assolutissimamente sembra una memata, ma non è così. Cioè, se tu pensi che due top 50 stanno in un club livello 12, ti metti a ridere, però chapeau. Vabbè, linea generale, questo ci farà un video dedicato sopra sulle regole del mio Fight Club e non le regole del mio Fight Club, per chi è interessato, logicamente, magari qualcuno non sbatte neanche i coglioni, quindi avviso prima. E ragazzi, per questo video è tutto, l'aggiornamento di venerdì a me non entusiasma, non so a voi, fatemi sapere cosa ne pensate. Vi ricordo sempre che in descrizione ci sono i vari link per entrare nel gruppo Telegram, ci sono i vari link per seguire le live che vengono fatte tutti i giorni. Io scalo il ranking in live, quindi non lo scalo da solo in privato ma in live, quindi tutti i giorni potete seguire con me la scalata alla top 50. E niente che dire, per questa live è todos, spero che questo video sia stato inutile, perché è stato inutile. Fatemi sapere che ne pensate, magari sono io che sbaglio qualcosa, ma questo aggiornamento di venerdì mi... non ho la vagina, perché altrimenti direi mi asciuga la vagina, però mi fa tirare dentro il pene. Quindi per questo video è tutto, ci becchiamo alla prossima. Kisses! E vi ricordo di entrare su Telegram.